Questa generazione di console, dominata per lo più da una grande nostalgia degli anni passati, ha visto il ritorno in grande spolvero di vere e proprie icone videoludiche ormai dimenticate da diversi lustri. L'apripista è stato sicuramente Crash Bandicoot, che con la sua Insane Trilogy ha settato nuovi standard qualitativi e allo stesso tempo ha riacceso l'interesse del pubblico verso i platform anni 90. Era solo questione di tempo, quindi, prima che anche il draghetto Spyro tornasse a far parlare di sé. La Reignited Trilogy, collection che comprende la trilogia originale uscita su PlayStation 1, è arrivata infatti a fine 2018 su PS4 e Xbox One, ma tristemente non su Switch. Ora, a quasi un anno di distanza, la pazienza dell'utenza Nintendo potrebbe essere ripagata, perché la console ibrida, a quanto pare, ospiterà la versione migliore di questa trilogy e per un motivo ben preciso. Prima di entrare bene nel dettaglio, vi ricordo che io sono il Poro Michele e vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su Switch, Nintendo e tutto il mondo videoludico in generale. Gli utenti Switch sono abituati a dover aspettare qualcosina in più per poter godere dei titoli multipiattaforma, spesso perché le differenze hardware richiedono accortezze specifiche in fase di porting, alle volte perché distributori e sviluppatori sono stati colti contropiede dal successo di Switch, aggiungendo solo in una seconda fase la versione dedicata alla console Nintendo. Nel caso di Spyro, però, quest'anno di ritardo sembra essere servita a qualcosa. La versione, uscita a novembre 2018, aveva infatti qualche problemino di troppo, dovuto probabilmente all'aver chiuso in fretta e furia il progetto affinché fosse pronto per le festività natalizie, e anche per sfruttare appieno l'ondata di hype generata dal cugino Crash. Proprio per questo, insomma, il disco di gioco presentava al suo interno solamente il primo capitolo della saga e richiedeva agli utenti di scaricare dai rispettivi store le altre due avventure del draghetto. A fronte poi di un file size di gioco mostruoso che una volta installato occupava su PS4 la bellezza di 67 GB. Con i mesi è arrivato anche un ottimo lavoro di ottimizzazione e compressione che è riuscito a ridurre il file installato di circa il 50%, sforando di poco i 36 GB complessivi. Ora i ragazzi di Toys for Bob si apprestano a un altro piccolo miracolo di ottimizzazione, visto che a quanto pare la versione per Switch di Spyro peserà solamente 15 giga, e questo significa che, ipoteticamente, sarà possibile mettere fisicamente su cartuccia tutti e tre i giochi, tanto che l'odiosissimo bollino che indica la connessione a internet obbligatoria, un vero e proprio incubo per noi collezionisti, è sparito dalla pagina del prodotto presente sul sito di Nintendo America. Il passo in avanti purtroppo non è stato confermato ufficialmente, visto che sul sito di Activision la copertina non è ancora stata aggiornata, ma guardando la storia recente una prospettiva del genere non è poi così realistica. Proprio Crash Bandicoot, ad esempio, presentava una disparità sostanziale di file size tra le varie console, 25 GB su PS4 contro 5 su Switch. Se la conversione non presenterà difetti o clamorosi downgrade grafici, allora potremmo dire che Spyro su Switch sarà la versione migliore senza ombra di dubbio. Avere il gioco su cartuccia fisica non è solo un vezzo da collezionisti, ma garantisce anche delle sicurezze non indifferenti. Ad esempio, avendo tutto su cartuccia, non dovremmo fare affidamento su servizi di download digitale che in un futuro potrebbero non essere più disponibili, così come il non essere legati a dei codici di download rende possibile il mercato dell'usato, un vantaggio non da poco per noi utenti. Insomma ragazzi, cosa ne pensate? Vi farebbe piacere vedere Spyro tutto su cartuccia su Switch o lo avete già preso su un'altra console? Mi raccomando, mentre vi aspetto nei commenti, mettete like e iscrivetevi al canale. Io sono il Poro Michele, dalla cartuccia, ciao!